Basta soffrire per amore. L'ho scritto per rispondere alle tante mail che mi arrivano sugli amori sofferti. Poco prima di fare questo video, ho visto una giovane collega piuttosto sofferente. Si è laureata da poco in psicologia e mi ha parlato di un uomo che lei desidera molto, con cui c'è stato un breve flirt, ma lui la rifiuta. Non vuole andare oltre. Ecco, di tutto questo mi piacerebbe parlare. Di cosa fare quando gli amori finiscono. Di cosa fare quando una persona non ti vuole. Di cosa fare quando ti accorgi che il suo carattere ti crea un fastidio, un disagio. Di cosa fare quando la passione si è spenta. E i nostri disagi nascono fondamentalmente da un fatto, che noi vogliamo sempre decidere, essere presenti, guidarlo noi, Eros, dimenticando che entriamo nella più difficile delle cose, quando vogliamo interferire e intervenire, le gabbie emotive. Quante volte mi sono sentito in psicoterapia, non riesco a liberarmi di questo rapporto, non posso farne a meno. Quante volte mi sono sentito dire, la mia vita non va bene perché da troppo tempo non sto con la persona giusta e non riesco a staccarmi. L'amore non è fatto per trasformarsi in un tormento. Può portare dei dolori, ma quei dolori che porta servono a far morire la vecchia personalità per far nascere quella nuova. E poi l'addio, l'abbandono. Perché soffriamo così tanto per amore? Perché molte volte l'abbandono che subiamo o il rifiuto è lo stesso dolore del parto. Ma questo ti deve rassicurare, perché il dolore del parto partorisce. Il dolore del parto partorisce. In gravidanza un bambino, il dolore d'amore partorisce la donna o l'uomo che deve nascere e che ancora non è nato. Per questo ti sei innamorata o innamorato di lui o di lei, perché quell'innamoramento serviva a farti partorire, non a soffrire esclusivamente per lui o per lei. E gli amori persistono quando entrambi partoriscono la tappa che verrà. Quando invece uno dei due si accorge che non avanza, allora arriva l'addio. Apparentemente lo dice lui che ti lascia, ma di fatto tu ti stai facendo lasciare attraverso di lui, in quanto l'anima sta abortendo, perché questo è il pericolo, che l'amore non ti faccia partorire e non stai soffrendo per lui che ti lascia o per lei che ti lascia, ma perché non stai partorendo l'essere che c'è in te che vuole andare avanti. Allora ci sono degli accorgimenti importanti da capire bene, perché la sofferenza d'amore prima è fatta per durare poco, due viene per sgominare la tua vecchia identità, tre per preparare la prossima tappa della tua esistenza, quattro o con lui o senza di lui, o con lei o senza di lei. Di tutto questo parlo in questo libro, perché la cosa che più mi dispiace è sentire tante persone che soffrono e si incatenano alla sofferenza perché dimenticano quella premessa. Eros, amore, ti porta il dolore per farti partorire. E io, che ho avuto in psicoterapia molte donne, posso dire che le donne che hanno accettato la fine di un amore sono fiorite. Per gli uomini è più faticoso, perché l'uomo è più ancorato ad un'idea di se stesso, spesso statica, ma anche gli uomini che lo fanno poi fioriscono. Nel momento in cui stai male ti sembra, ecco perché ho scritto questo libro, ti sembra che la sofferenza non finirà mai,
ma la sofferenza non finirà mai perché tu continui a lottare per mantenere in vita qualcosa che deve in realtà farti partorire. L'amore non è fatto per trasformarsi in un tormento. Può portare dei dolori, ma quei dolori che porta servono a far morire la vecchia personalità per far nascere quella nuova. E poi l'addio, l'abbandono. Perché soffriamo così tanto per amore? Perché molte volte l'abbandono che subiamo o il rifiuto è lo stesso dolore del parto. Ma questo ti deve rassicurare, perché il dolore del parto partorisce. Il dolore del parto partorisce.